Un saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale. Oggi presentiamo la nona edizione del Medioevo fra noi, che si terrà tra Urbino e Gradara dal 6 all'8 luglio 2023. Quest'anno ha un titolo molto intrigante: L'altrove assoluto, medievalismo e orientalismo. E a parlarci di questa bella iniziativa c'è Tommaso Di Carpegna Falconieri, che è l'ideatore, al quale, come mia abitudine, io lascio subito la parola perché ci introduca in questo evento. Prego, Tommaso, a te. Buongiorno Maurizio, grazie, grazie di avermi invitato a parlare di questo convegno a cui tengo moltissimo. Voglio dire subito che l'ho organizzato io insieme ad altri colleghi che fanno parte di un comitato scientifico sempre più solido e più importante, che sono Geraldine Leardi, Salvatore Ritrovato, Umberto Longo e Francesca Roversi Monaco. Veramente questa volta devo dire che ci siamo molto molto divertiti, oltre che impegnati a organizzare questo convegno sul rapporto tra il medievalismo e l'orientalismo. Beh, Tommaso, intanto grazie di essere tornato in diretta con noi per questa nona edizione, e già arrivare alla nona edizione direi che è una conferma per un appuntamento come il Medioevo fra noi, un appuntamento inedito sul panorama italiano. Mi viene Grazie subito da Presidente. dire, è Grazie. vero? La nona edizione ed è il decimo anno, perché Ecco. purtroppo, come è accaduto a tutte le cose, un anno lo abbiamo dovuto saltare. Io per questa chiacchierata partirei proprio dal titolo che avete scelto, L'altrove assoluto, medievalismo e orientalismo, perché, come è già emerso, ma te la butto lì proprio per lanciare il tuo intervento, sia Oriente che Medioevo sono convenzioni e invenzioni, se vogliamo, Direi e proprio di quindi sì. anche medievalismo e orientalismo. E quanto c'è in questa nuova edizione di tutte queste, di queste componenti che fanno il fascino, ma anche l'ambiguità che si fondono e che voi mettete sotto il faro in queste giornate di studio e di approfondimento? Hai trovato due sostantivi estremamente calzanti, fascino e ambiguità. Funzionano entrambi molto bene. Noi abbiamo voluto lavorare questa volta su questa coppia di concetti, medievalismo e orientalismo, perché in realtà sono molto vicini fra loro, sono molto simili. Ovviamente non sono il primo a dirlo, ci sono diversi lavori importanti, a partire da uno di Ghanim su questo concetto, diciamo, sdoppiato del rapporto tra medievalismo e orientalismo, perché noi partiamo sostanzialmente da concetti simili come altrove, che fa parte del titolo, come esotismo, alterità, in pratica tutto quello a cui viene dato un significato soltanto perché viene guardato da un punto di vista specifico, no? Che gli è opposto, che lo crea diverso. Pensa anche a parole come barbaro, nemico, straniero, diverso. E allora il punto è proprio questo: anche Medioevo e Oriente rispondono a questa caratteristica, cioè il Medioevo, alla fine dei conti, è un'idea che esiste solo nella testa dei moderni. È chiaro che le persone vissute in quell'epoca, nell'età medievale, non pensavano certo di essere medievali, no? Sappiamo bene, siamo noi che le abbiamo etichettate così. E allo stesso modo gli orientali sono tali, sono orientali soltanto nella testa degli occidentali. Un cinese non può essere orientale rispetto a se stesso. E insomma, i due concetti di Medioevo e di Oriente sono molto simili fra loro perché indicano qualcosa di diverso da noi. In pratica, il Medioevo corrisponde a un esotismo nel tempo e l'Oriente è un esotismo nello spazio. E questa è una bella definizione che è stata data dalla collega Francesca Roversi Monaco e ha funzionato, devo dire, molto bene. Appunto, convenzione e invenzione, e se vogliamo l'Oriente è ancora più invenzione del Medioevo, perché almeno la convenzione del Medioevo, cioè, dal punto di vista cronologico, con variazioni, ma ce l'abbiamo lì, ecco, non è che sfumiamo molto. Invece l'Oriente mi verrebbe da chiedere, visto che nel programma veramente ricco e interessante si parla di Tibet, di Bisanzio, e poi anche di Romania e Ungheria, ma dove inizia l'Oriente? È questa l'altra Bravo. domanda che
ti volevo fare perché. Dove inizia l'Oriente? È una bellissima domanda. Venezia è già Oriente. La Puglia, per chi vuole, è già Oriente. È già rivolta verso questo grandissimo Oriente. Ma infatti c'è un decalage. Allora, per tornare al discorso della vicinanza con il medievalismo, tu pensa, per esempio, al fatto che Venezia è stata reinventata da John Ruskin negli anni 50 dell'Ottocento con le pietre di Venezia, no? Raccontata come questo sogno orientale sul mare, in qualche modo simile a Costantinopoli. E beh, Ruskin è lo stesso inventore del medievalismo, uno degli. Il contatto nell'Ottocento è fortissimo, perché sono i viaggiatori europei che si inventano l'Oriente, i colonizzatori, diciamo anche, che si inventano l'Oriente, che sono anche quelli che, grosso modo, poi si reinventano, ripensano il passato dell'Europa, le origini delle nazioni. Insomma, i due fenomeni sono veramente molto strettamente intrecciati tra loro. Sono anche il prodotto di culture che si somigliano, che sono grosso modo le stesse. Dove comincia l'Oriente? L'Oriente comincia immediatamente là dove finisce, e qui entriamo in un discorso più medievistico, vero e proprio, immediatamente là dove finisce ciò che è stato Europa occidentale, blocco continentale, carolingio. Appena esci fuori da questo mondo, infatti noi non pensiamo alla Germania come Oriente, ma già le estreme propaggini della Germania lo sono, no? Appena esci fuori da questo blocco, già quando vai nei Balcani ti senti in un odore di Oriente. E non dimentichiamo il fatto che noi parliamo di Europa pensandola sempre come qualcosa, diciamo, di molto collegato all'Occidente, ma l'Europa è stata sottoposta all'impero ottomano per circa un quinto della sua superficie e per molti secoli. Quindi, anche in questo senso, Oriente e Occidente hanno punti di intreccio e di fusione che sono interessantissimi da indagare. Grazie Tommaso. Approfitto, visto che almeno oggi è il 3 di luglio, Eh già. cui lo giriamo, e quindi non so se farti gli auguri di buon onomastico Certo, per San ti Tommaso ringrazio. Apostolo, ma il San Medioevo Tommaso pieno di. Apostolo, a cui io voglio molto bene, a cui sono molto legato, e che in un'occasione come questa possiamo ricordare come tradizionalmente evangelizzatore dell'India, evangelizzatore dell'India. Quindi anche lui ha corso la Oriente. Via della Seta, è andato nell'estremo dell'Oriente, no? Un C'era il nome nome poi di San che Tommaso. è passato in India, è passato con grande successo nel Medioevo. Ho visto San Tommaso d'Aquino, San Tommaso Becket, San Tommaso Moro. Direi che Certo. chi Noi più ne ha. Tommasi siamo specializzati in santità. Eh sì, allora la prossima volta chiamiamo anche Umberto Longo. Va bene, senz'altro. Vuoi dirci qualcosa su qualche intervento un po' diverso dal solito, anche se sicuramente il medievalismo è il fil rouge di tutte queste 8 edizioni che l'hanno preceduta, ma ci sono sempre dei punti di contatto. Il medievalismo è il fil rouge che noi stiamo continuando in qualche modo a tessere in una tela complessa, individuando di volta in volta degli argomenti specifici piuttosto interessanti. Per esempio, nella penultima edizione, quella che precede, la presente, abbiamo parlato di metodo per dare un po' di carne anche di valore epistemologico a questa parola che viene sempre più usata, ma che ancora è sfuggente sotto tanti punti di vista. Quindi ogni volta noi decliniamo con un tema specifico, abbiamo parlato delle città, di tantissimi altri argomenti. La questione dell'Oriente, viene spiegata, il rapporto tra Medioevo e Oriente, innanzitutto in un modo che per noi è tradizionale, cioè quello di mettere insieme discipline contigue ma diverse. Questo è molto importante, è veramente interdisciplinare perché converge sul tema e non tanto sulla materia. Il medievalismo può essere affrontato da moltissimi campi di ricerca e infatti qui noi abbiamo medievisti chiaramente, ma abbiamo anche contemporaneisti, abbiamo scrittori, fotografi, storici dell'arte, filologi, capite che
c'è tanta materia, storici dell'architettura, perché chiaramente si può indagare il tema in modo infinito, fino ad arrivare, che ne so, alle crociate al cinema, che è uno degli argomenti di cui parleremo. E cosa vi posso dire? Particolari punti di vista? Beh, ci sono, c'è l'idea del viaggio, l'idea delle memorie di viaggio, l'Oriente che viene raccontato dagli occidentali, che anche in questo caso ha un rapporto con l'immaginario medievalista, no? Perché da una parte tu hai un viaggio nello spazio, che però corrisponde in un certo senso a un viaggio nel tempo. Pensate, e c'è anche su questo una relazione, pensate all'immaginario che ha Pierpaolo Pasolini dell'Oriente come luogo in cui le cose sono rimaste nel modo giusto, no? Come età del pane, che è quello di cui lui parla anche, diciamo, in altri film, oltre al Fiore delle Mille e Una Notte. Pensate al fatto che Pasolini ha raccontato il Medioevo e l'Oriente nella sua trilogia, no? I racconti di Canterbury, il Decameron e il Fiore delle Mille e Una Notte, che conclude questo ciclo. Poi ci saranno degli studi molto interessanti su alcune architetture orientaleggianti che sono presenti in Italia nell'Ottocento, per esempio la Rocchetta Mattei. Si può arrivare fino al nuovo orientalismo della cultura pop del nostro ventunesimo secolo. Pensate ai manga giapponesi che molto spesso prendono elementi dal Medioevo occidentale e quindi lì c'è un'inversione estremamente interessante. E poi c'è un focus molto attento sulla Europa orientale, balcanica e meridionale. Lì ci sono diversi interventi, per esempio sull'idea che hanno gli ungheresi della loro nazione, che è allo stesso tempo, diciamo, di tradizione cristiana, pensate Santo Stefano, quindi occidentale, ma anche con una forte tradizione di provenienza dalle steppe, di lingua che li avvicina ai turchi, no? E questo si chiama il turanismo, e quindi anche questo è molto interessante. È molto Oppure attuale, direi anche, è cioè non... c'è anche molto attuale. un forte contatto con l'attualità, perché sono zone dove ogni giorno e anche purtroppo in questi mesi vediamo che il passato e la storia del passato è presente, come anche tu hai più volte in vari contributi, in vari saggi, hai ricordato, hai dimostrato proprio carte alla mano, e questo diventa a volte una tara, un peso, una soma che incide sulle vite di oggi. Non è più un... Il nazionalismo, soprattutto in Europa orientale, assume dagli anni 90 in poi, in realtà anche prima, con il folclorismo di Stato nelle repubbliche socialiste, ma sicuramente con grande forza dopo, assume dei caratteri medievaleggianti, che noi vediamo per esempio anche nella contesa tra Russia e Ucraina in questo momento, no? Dove l'elemento tradizionale della grande Rus, della Rus di Kiev, su chi sia il vero erede della Rus di Kiev, di chi sia il vero erede del Granduca Vladimir, della Granduchessa Olga, no? Di coloro che hanno creato, diciamo, questo primo tentativo di nazione in quella zona, e beh, questo è proprio al calor bianco, fa parte integrante della retorica e della propaganda di entrambi i paesi che sono in conflitto. Certo, ma anche il turanesimo, visto oltre che dagli ungheresi, dal lato dei turchi, è di estrema attualità, perché insomma c'è una riproposta geopolitica interessante. Bravissimo, mette in contatto, e non è un caso, capi di paesi in questo momento, diciamo, possiamo dire totalitari, possiamo dirlo senza tema di smentita, che sono l'Ungheria e la Turchia, e che si incontrano anche proprio nella riproposizione di queste ideologie, che molto spesso, di nuovo, sono romantiche, tardo-romantiche, sono ottocentesche, e di nuovo la grande fucina di elaborazione di tutte queste teorie, medievalismo in generale, l'orientalismo in generale, ma anche queste forme di nazionalismo, sono abbastanza riconoscibili, sono coeve, diciamo, Poi grosso modo coeve.
L'esplosione dei grandi imperi, diciamo, multinazionali al termine della prima guerra mondiale ha dato un'accelerata, e lo vediamo anche quello Certo. oggigiorno. Però non c'è soltanto questo, per esempio, ecco, facciamo questo focus sui paesi dell'Europa orientale e lì c'è anche un bellissimo intervento su Dracula, per esempio, perché Dracula rappresenta esattamente questo, anche lì in un poema, in un'opera del principio dell'Ottocento da cui parte tutto, eccetera, eccetera. Ma voglio dire, ovviamente non indaghiamo soltanto l'aspetto politico-ideologico, che comunque a nostro avviso è centrale, ma indaghiamo anche l'aspetto dell'immaginario, l'aspetto onirico, misterioso, fiabesco. Sentite che sono tutti aggettivi che funzionano bene, tanto per il Medioevo quanto per l'Oriente, ma non è un caso, ma non è un caso. È proprio questa convergenza, questa similitudine fra due concetti apparentemente molto diversi, in realtà è quello che ci interessa moltissimo, che vogliamo indagare. Grazie. Che ne dite? Maurizio? No, io vorrei sapere, anzi, vorrei chiedere a Tommaso di dire qualcosa invece sui luoghi dove si terrà questa edizione, che sono tradizionali per Sono questo ormai tradizionali. appuntamento, ma che sono luoghi meravigliosi, quindi è importante ricordarli. Sì. Innanzitutto ricordiamo che il convegno è organizzato dall'Università di Urbino insieme con il Polo Museale delle Marche, con la Galleria Nazionale delle Marche, e quindi i luoghi centrali sono questi due. Poi fa piacere ricordare che a fianco a queste istituzioni ce ne sono altre di altrettanta importanza, c'è cioè l'Istituto Storico Italiano per il Medioevo e ben quattro dipartimenti cosiddetti di eccellenza delle università italiane, perché c'è il Dipartimento di Studi Umanistici di Urbino e i suoi omologhi di Trento, della Sapienza e di Bologna. E poi in ultimo c'è il comune di Gradara, naturalmente, che dà manforte, che è molto importante anche questo. I luoghi sono, si parte sempre nel Palazzo Ducale di Urbino, nella bellissima sala della Serra d'Inverno, dove ci saranno gli onori di casa del rettore, professor Carcagnini, del direttore della Galleria Nazionale, dottor Luigi Gallo, della direttrice del Dipartimento, professoressa Berta Martini. E lì si parte, no? In questa bellissima sala del Palazzo Ducale, che è alla convergenza tra il Medioevo e l'età moderna. Parlavamo del Palazzo Ducale di Urbino, dove appunto si tratta. La sala bellissima, sala della Serra d'Inverno, che è al confine tra il Medioevo e l'età moderna. Noi anzi ricordiamo anni tra nascita di Federico da Montefeltro. E poi si vino, splendida aula, molto ben sistemata. Tra l'altro quelle sono le sessioni in cui noi faremo anche delle registrazioni, saranno visibili in streaming su YouTube, sul canale di UniURB. E poi andiamo a chiudere, come è tradizione, a Gradara, nella Rocca di Gradara, perché lì andiamo a presentare un bel libro curato da Roberta Capelli dell'Università di Trento, che si chiama Fortune del Medioevo, pubblicato dalle edizioni dell'Orso di Alessandria. E quindi è l'occasione anche per festeggiare un libro che parla proprio di medievalismo. E poi chiudiamo in bellezza con la visita della Rocca di Gradara e secondo me alla fine andremo anche al mare. Direi, È un buon programma, che ne dite? beh, chi c'è stato può confermare, io ho avuto questa fortuna in varie edizioni, che è un momento di grande interesse scientifico, ma anche di grande divertimento per la capacità dei relatori di interagire e anche per questi fuori onda che veramente aiutano anche ad Concordo. alimentare e a coltivare le curiosità che vengono fuori durante le sessioni. Concordo, è un momento di grande condivisione. È proprio il convegno nella sua forma più nobile e allo stesso tempo più divertente, più piacevole. È proprio il modo in cui si dovrebbero riunire le persone per parlare di belle cose, come appunto intendiamo fare noi fra pochissimi giorni.
Dopodiché sono anche molto fertili perché da questi incontri tu potresti raccontarne quante iniziative, quante proposte sono nate Certo. in questo contesto. Certo, sono uscite diverse cose, alcuni volumi, alcune iniziative importanti, altri convegni, si sono incrociate competenze anche con altri paesi. Per esempio, una cosa caratteristica, ovviamente il convegno è internazionale, una cosa caratteristica è che noi siamo riusciti a far venire persone da moltissime realtà diverse che studiano il medievalismo, sia dai paesi tradizionalmente che se ne occupano, quindi anglofoni, ma anche dalla Spagna, ma anche dal Portogallo, ma anche dai paesi francofoni, perché il medievalismo effettivamente ormai è qualcosa che viene studiato un po' dappertutto. E forse la cosa più importante dal punto di vista istituzionale che è emersa, che è venuta fuori da queste esperienze di Urbino e Gradara, che anzi ricordo sono nate in modo quasi estemporaneo, in modo molto divertente, giocoso, scherzoso, e che poi hanno preso piede sempre più, no? Sono diventate sempre più importanti, ma sempre nel gioco. L'iniziativa più rilevante fra tutte credo che sia l'istituzione del Centro di Studi sul Medievalismo, che ormai è consolidata all'interno dell'Istituto Storico Italiano per il Medioevo di Roma, cioè il più grande, il più importante istituto storico che si occupa dell'edizione delle fonti medievali italiane, ha accolto questa prospettiva di studio che è assolutamente innovativa, ma che è anche uno dei modi fondamentali per capire oggi il nostro rapporto con il Medioevo. Perché parliamoci chiaro, per capire il nostro rapporto con il Medioevo, con questa immagine, con tutto quello che ci interessa, noi dobbiamo partire fondamentalmente da noi stessi e domandare a noi stessi cos'è che ci interessa. E allora ecco che il medievalismo, cioè la rappresentazione, il sogno, l'invenzione, diventano protagonisti. Quando io comincio le lezioni all'università, la prima cosa che chiedo ai ragazzi è proprio questa. Gli dico, cosa pensate che sia il medioevo? E lì danno delle varie risposte che normalmente sono risposte stereotipiche, ma è proprio da lì che tu devi partire. Il medioevo sono i castelli. Prendo atto, il Medioevo sono le streghe, prendo atto, no? È la peste, è la paura. Benissimo, tutto questo viene storicizzato, tutto questo viene compreso all'interno del termine medievalismo. E poi da lì tu farai anche il grande studio erudito, che noi naturalmente non dimentichiamo affatto, noi ci tuffiamo negli archivi, a noi piacciono le pergamene, assolutamente, però bisogna avere anche quest'altro punto di vista. Rischio, altrimenti si rischia che la disciplina sia sempre più confinata all'interno di una sfera di eruditi molto competenti, ma che non sono più in grado di parlare al vasto pubblico. E siamo sempre all'interno dello stesso problema, che è quello della crisi della storia e delle soluzioni che si deve cercare affinché questa crisi, che può essere una crisi di crescita, no? Venga superata. Questa crisi porti a qualcosa di buono. E infatti, per esempio, uno degli elementi di collegamento forte nel mondo di oggi tra il medievalismo e ciò che si sta sperimentando è la public history, di cui si sente parlare tantissimo. Medievalismo e public history, per esempio, sono due elementi, sono due facce in qualche modo della stessa medaglia. Tra l'altro vi segnalo, voi lo sapete già, ma lo segnaliamo al pubblico, l'uscita di un bel libro curato da Enrica Salvatori, che si chiama proprio Il medievista come public historian. Maurizio, lascio a Molto te la piacere. parola. Certo, No, beh, Tommaso, noi ci hai fatto un assist. ne abbiamo già parlato, abbiamo già presentato il libro, abbiamo fatto una video presentazione con Enrica. Sono molto contento. Avete fatto bene. Allora, io direi che a questo punto bisogna ricordare le date, i luoghi, lo faccio io. Il titolo intanto è L'altrove assoluto, medievalismo e orientalismo, non edizione del Medioevo fra noi, che si terrà tra Urbino e Gradara dal 6 all'8 luglio 2023. Io ringrazio tantissimo Tommaso che è stato con noi e che se ne ha parlato così diffusamente, invitandoci a correre in quei bei luoghi anche per farsi un bel tuffo nell'Adriatico.
qualora ci fosse il tempo e la possibilità. E a tutti i nostri videoascoltatori ricordo di continuare a seguirci sul nostro canale YouTube, dove insieme a questa troveranno tutte le altre video presentazioni realizzate fino ad ora. Grazie a entrambi e a presto. Buona settimana, buon Grazie luglio, buon Davide. medioevo tra noi. Grazie, arrivederci, a presto. All'entrata del Templar, per gioia recomenzar, e per gelosi irritar, volla regina a mostrar che le sia amorosa. Alla via, gelo, la, se no, la, se no, la, la.